Avete visto quando ho fatto la sedia, quindi come inizio non è tutta male. Avete scherzo a fare? Gentili signori, egregi signori, cari ospiti e amici del museo. Vi porgo il più cordiale benvenuto a nome del municipio e del diversivo Museo di Cultura della città di Milano. Sono passati 12 anni da quell'indimenticabile incontro con Mario Muzzi, avvenuto proprio nel chiosco del nostro museo d'arte. In occasione del centenario della nascita abbiamo voluto ricordarlo allestendo due mostre. La prima, inaugurata lo scorso mese di maggio a Casa Croci, che accoglie la parte, diciamo così, letteraria di Muzzi. La seconda si apre stasera con il testimoniare il forte interesse, la competenza e le amicizie che collegavano al mondo dell'arte vittoria. Vedete esposte una regina di opere di altrettanti artisti legati soprattutto ai volti e ai paesaggi della sua terra toscana. A questi dipinti e sculture abbiamo aggiunto un'interessante selezione di opere provenienti dalla nostra collezione museale e dalla Fondazione Gianna Gino Marconi. Le due mostre rimarranno aperte fino alla fine d'agosto e seguiranno con pazienza e sia. Un vivo ringraziamento da parte mia, signor Paolo Ferrete, promotore e animatore delle iniziative del centenario Luziano, un sincero grazie ai curatori della mostra, ai collaboratori del museo, ai nostri grandi ospiti di stasera e al Fondo Sislos per il sostegno finanziario. Grazie. Diciamo il regista dell'operazione delle tante iniziative luziane, è stato il promotore di questa iniziativa e Paolo Andrea Mette che presiede l'associazione Mario Luzzi di Memphisio Poesia del Mondo. Buonasera a tutti e benvenuti. Penso che per noi dell'Associazione Memphisio Mario Luzzi sia il momento di un evento immaginabile quasi un anno e mezzo fa, cioè che il centenario della nascita del grande poeta noi poter avere qui un risultato come molti hanno già visto, cioè le carte a Casa Croci, i quadri e l'amata Toscana qui al Museo d'Arte. E quindi un grazie certamente sentito, sincero, vero, verso l'amministrazione comunale che ha disposto questo evento. Basta essere solo promotori, come segnalava il direttore Simone Sordini. E un grazie sicuramente a Simone Sordini che ha voluto animare con molta capacità queste due mostre. Evidentemente in questo grazie io abbraccio Stefano Berlino, senza il quale certamente non potremo tuttora ragionare e parlare compiutamente di Mario Luzzi. Stefano Berlino ha i segreti di tutto quello che è Mario Luzzi, e sicuramente a Giovanna Puzzani e al nostro Bernasconi che stasera vi illustreranno, vi parleranno di Mario Luzzi, critico d'arte e amante dell'arte. Volevo solo accennarvi che il percorso di questo centenario è un percorso di vergogna a dirlo, di successo, capita così. Quindi abbiamo cominciato noi che siamo svizzeri ad avere in prestito il 12 di marzo il Duomo di Milano per far leggere la passione di Luzzi, famosa via Crucifisso Colosseo scritta da Luzzi per il Santo Padre, e abbiamo
percorso strade importanti, quindi ci siamo ritrovati all'Università Cattolica in un convegno di due giorni, un convegno di studi molto importante. Poi siamo andati a Pienza a ricordare Mario nel suo anniversario. Poi siamo andati alla Via Fiesolana a ripetere di nuovo la passione di Luzzi, perché così volevano i padri Scolotti in quell'occasione rivedere e sentire Mario Luzzi, che era stato tanto legato a padre Ernesto Barducci. E poi ci siamo mossi per altri incontri che avverranno. Allora sappiate che il 25 di settembre saremo a San Miniato al Monte, in quella splendida abbazia a Firenze, a leggere Opus Florentinum, e poi ci troveremo alla fine anche a quello che non so se sarà più o meno il Senato italiano, ma comunque saremo nella sala capitolata alla Minerva, alla piazza della Minerva a Roma, per riportare di fronte al Senato, voi sapete che Luzzi è stato senatore a vita, eletto senatore a vita, porteremo lì il risultato un po' di questo nostro percorso, gli atti del convegno di Milano, la nuova edizione di Autoritratto, l'ultimo libro posto di Mario Luzzi. Quindi direi un percorso di successo. Ci aspetta il Presidente della Repubblica italiana in una udienza privata per festeggiare un po' questo centenario. Il Presidente ci ha dato il privilegio dell'alto patronato per questo lungo percorso. Ecco, in questo percorso sapere che ci sono dei punti cardine tra cui convegno alla Cattolica e la mostra perché delle carte dei quattro, perché produce un catalogo, e quindi forse dimenticheremo questi quadri, dimenticheremo questa giornata, ma non si potrà dimenticare scientificamente un catalogo che è venuto fuori. Quindi avremo il catalogo a ricordarci del centenario. Quindi questi sono i punti cardine di questa vicenda, che è molto bella, il centenario, che ci ha accompagnato e ci sta accompagnando verso momenti molto, molto belli. Forse l'ultimo sarà il 28 di ottobre, i padri domenicani a Santa Maria delle Grazie a Milano hanno insistito per avere anche loro una produzione, diciamo, tra virgolette, della passione di Luzzi dentro la Basilica di Santa Maria delle Grazie. Io vi lascio alle parole dotte di questi amici che sono qui al tavolo, però non posso non ricordare cos'era veramente Mario Luzzi nel suo rapporto con gli artisti. Il suo artista, il suo grande artista, il suo grande amico Venturino Venturi, lo incontrammo insieme una delle ultime volte che Mario incontrò Venturino, e fu un momento splendido, eccetera, eccetera. Però andando con Mario nel luogo di Venturino, ho poi capito perché Mario volle in tutti i modi celebrare l'amico con alcuni versi che io adesso vi leggerò. È il famoso, pezzo che lui ha scritto, che si intitola Atelier di Venturino. Lo trovate poi dentro una bacheca nel Meridiano. Ora il titolo è Atelier di Venturino. L'esserci, il primo e più nudo dei misteri, gli chiedo delirando il come, gli chiedo
chiedo il perché, si sposta verso il profilo della sua incarnazione, lui scompare sotto frutti d'oscurità, umilmente, se no, all'altro capo dello stesso enigma, lui nel bulbo del sonno si prepara, lui sente già alta sulle dune la stella puntata sulla sua natività e stupisce, stupisce di questo. Pensieri che ho avvertito vibranti nell'aria, svegli tra la pietra intatta e quella già formata, o Atenie. Grazie e buonasera. Volevo però anche prendere spunto per rinnovare i ringraziamenti agli autori del catalogo, a Carlo, professore Carlo Ossola e a Giovanni Fontana, che purtroppo non sono potuti venire. E naturalmente i comuni di Pienza e di Siena che riprenderanno la mostra. E questo secondo me è un grande riconoscimento, perché sì, è il modo di entrare proprio nel cuore della geografia anziana. Allora, tanto questa mostra di Casa Croci era quasi doveroso, meritava un approfondimento, a parte un tratto della personalità di Lussi, che è il critico, o forse meglio l'appassionato d'arte. Lussi, giovanissimo, precocissimo, si interessa di arte, scrive il suo primo articolo su Ferruccio e su Raffaello. Risale quindi al 1937. Informazione che troverete in questo bellissimo esaustivo contributo di Giovanna Alessandri nel catalogo. Poi un silenzio che dura circa 20 anni, lui gravita sempre attorno alla rivista Frontespizio, quindi respira, no? Proprio l'area di pittura, scultura e letteratura, tutto unito. E solo dopo 20 anni, nel 57, dedica un articolo all'amico e forse al personaggio dal punto di vista artistico al quale si sente più affine e legato, che è Ottone Rosae. Da lì vari articoli su Ottone Rosae e su altri artisti allievi intuisi proprio della lezione di Rosae. Ma come si spiegano questi 20 anni? L'interesse non scema, l'interesse è sempre vivo, ma va definendosi poco a poco proprio il campo d'azione. Il campo d'azione è quello che vedete in questa sala, soprattutto quella nell'altra sala, dove c'è una trentina di pezzi di autori toscani lo testimoniano. E il Novecento è soprattutto il cuore del campo d'azione del suo impegno. E vale a dire la Toscana del Novecento, perché sono tutti autori toscani. E quindi per me è un'occasione molto rara, direi unica, di vedere autori che difficilmente si vedono fuori dal contesto toscano e riuniti in queste due sale. Ci sono ovviamente presenze di grande poetica, autori eccellenti, ma quello che mi piace sottolineare è soprattutto l'incontro con un'umanità. Un'umanità forte, vibrante, terrigna e profonda. È una mostra che secondo me merita proprio il titolo che gli è stato dato, cioè di Memorie di Terra Toscana. Autori sui quali parlerà ovviamente Giovanni Sani, quindi non mi dico. Voglio solo un'ultima notazione, voglio solamente
così fare una piccola riflessione. Come valutare questo Luzzi critico e appassionato d'arte? Quello che mi sembra il merito principale di Luzzi è quello di non chiudersi in questa nobiltà, in questa cerchia nobile di contemporanei a lui affini come sensibilità, come mondo poetico, ma è quella anche di aprirsi affini, penso a Viani, a Parigi, a Rosai, Marcucci, fino a Venturi e a Capone, che abbiamo presente in queste due magnifiche opere. Ma è quella anche di aprirsi e cogliere nuove stanze più moderne, quindi rischiare con artisti come ad esempio Buscioni o l'altro con la bellissima veduta Cotti, no? Che sono vicini proprio molto tangenti a tendenze pop, dove certo una tendenza artistica affine a Luzzi. Ma qui questo testimone è un atteggiamento, a parer mio, di sensibilità e di generosità. Non è una valutazione la sua, strettamente estetico, in maniera distaccata, critica, ma è una valutazione, un atto di partecipazione umana, di condivisione di sentimenti e di umori. È il gesto che non poteva venire che da lui. Poi vale a sé ricordare che Luzzi, tutto questo interesse per l'arte si riflette anche nella sua opera poetica, e qui rientra potentemente tutta la tradizione medievale e rinascimentale sulla sua terra, la Toscana, di cui la più nitida testimonianza è proprio una delle ultime raccolte poetiche, che il Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, credo che Stefano insieme con cui siamo venuti. Non abbiamo voluto dimenticarci e presentiamo una bellissima opera di Jacopo del Sellario, quindi separata dal Re. Per dare una concretezza di questa visione anche poetica di Luzzi e della sua opera. Ringrazio ancora per la disponibilità Giovanna e gli altri che parleranno di temi specifici e passo la parola a Stefano Verdino che introdurrà i suoi ospiti. Grazie. Grazie a Simone Soldini e alla città di Bellisio e a tutti voi, perché certamente per uno studioso, uno che è stato amico di Luzzi per tanti anni, cioè questa doppia manifestazione, la mostra di Casa Croce è questa, certamente è un momento di grande gratificazione, insomma è come quando uno trova un sogno appagato e vedere quella cornice così straordinaria di Casa Croci, con quelle anche con quell'allestimento fatto dal Museo di Bellisio, così elegante e così attento, carte, cimeli, libri di Luzzi, è certamente qualcosa di molto bello. Non so quanti scrittori del Novecento possano aver avuto la fortuna di una mostra di questo tipo. E ora credo, e a complimento di questa, una mostra che da queste pareti ci guarda la pittura del Novecento, la grande pittura, sì, è in terra toscana, ma c'è anche un Morandi, non a caso, poi senz'altro saprete perché, e ci guarda appunto la grande tradizione della poesia, della pittura del Novecento, a cui Luzzi, come ha detto prima Simone Soldini, è stato così legato. Le due notazioni sono molto importanti di quello che ha detto: la generosità dell'uomo e la capacità di ascolto, cioè diversamente da molti altri artisti, almeno un altro poeta che ho conosciuto, Luzzi aveva un bassissimo tasso di narcisismo, se volete, uno anche iperbolico, perché non si preoccupava di tenere copia dei suoi libri, di scrivere le sue carte, ed era sempre molto attento all'accadimento, a quello che doveva ancora accadere, sia nei confronti della propria opera, della propria poesia, della propria ricerca, sia nei confronti degli altri. Questo è sempre stato un tratto molto particolare, molto, molto unico nella figura di Luzzi.
E infatti il fatto di un autore che ha costruito così tante relazioni nel mondo della letteratura, nel mondo dell'arte, è il segno appunto di questa grande capacità di ascolto e relazione. Così come anche le varie esperienze di proprio della scrittura, certamente la poesia è dominante, ma c'è la prosa, c'è il teatro, c'è la critica d'arte, no? Ci sono varie forme di sperimentazione e di messa in moto del linguaggio, delle sue accezioni, delle sue dinamiche. Prima di cominciare devo porgervi un saluto in diretto e delle scuse da parte di Gianni Luzzi, il figlio di Mario, che doveva essere qui con noi, ma è stato trattenuto a Firenze da un consiglio di amministrazione, lui è un ingegnere, non è un uomo di lettere, e ha quindi avuto questo contrattempo che gli ha impedito di essere qui per una testimonianza di carattere filiale appunto nei confronti del padre. E io quindi comincerei con i lavori e appunto darei la parola appunto alla curatrice di questa meraviglia che è Giovanna Uzzani, che ha studiato a Firenze con Carlo del Bravo e ha docente incaricata di arte contemporanea alla facoltà di Arezzo, ha collaborato con importanti musei come il Museo Marino Marini di Firenze, con il MAT di Rovereto, con la Henry Moore Foundation e la Fondazione Primo Conti e soprattutto è autrice di un importantissimo volume Arte del Novecento in Toscana per l'edizione Marsilio della collana Arte del Novecento di Enrico Visconti. Con molto piacere do a lei la aulici,
in posa. Sono immagini estremamente sofferenti o macerate o chiuse in una grandezza che è tutta interiore e che non ha nulla di comunicativo, di facile. Sembrano di pietra questi uomini di Rosai o questi vaceri di Diane. Al limite della follia, della nevrosi, della cupa visione della vita e della morte che hanno maturato nella loro umiltà. Dal punto di vista stilistico queste opere sono nude, essenziali, non ricche di elementi decorativi, asciutte, esattamente come i soggetti che rappresentano. Io credo siano questi gli elementi che hanno attratto Mario Luzzi, inizialmente giovane ancora, a confrontarsi con questi grandi. Tra questi ovviamente Carrà, Morandi, altri della stessa generazione, che ugualmente si sono incontrati con una ricerca poetica che univa lo sguardo introspettivo con la contemplazione della natura e dell'uomo. Quando ci si affaccia alla generazione successiva, cioè gli allievi, gli usanti, i coetanei, in effetti, c'è un accendersi di interesse. La pagina diventa spesso più vivace, più mossa, si intravede la consuetudine, la simpatia, anche l'allegria a volte dell'incontro. E questo accade con Marcucci, per esempio, che viene conosciuto, è Regino, che viene conosciuto attraverso un amico poeta, Alessandro Parrocchi, ma anche con Caponi e Pirinnanzi, che vedete qui rappresentati e che documentano un roseismo. Apparentemente sono sempre stati legati in maniera abbastanza chiusa al maestro, come se fossero degli epigoni, ma questi due quadri rendono ragione di un sentimento differente da uomo del dopoguerra in fondo, perché per esempio questa Ruderi, no, che appaiono come devastati dalla guerra, probabilmente un'immagine dei sobborghi fiorentini, così come potevano apparire all'indomani del conflitto, fanno capire altro, qualcosa è accaduto oltre l'insegnamento inizialmente rosaiano. In questa sala c'è poi una galleria di scultura davvero straordinaria, perché in ordine abbiamo una terracotta e un gesso di Quinto Martini e di Oscar Gallo, due allievi di Soffici, quindi Soffici Rosai, quindi due coetanei in qualche maniera di generazione successiva a quella di Rosai e coetanei, dove il sentimento della materia, una materia povera, la terra cotta, la terra refrattaria, il gesso, non sono materiali alici, spesso vengono lavorati con la stecca, a crudo, lasciando le tracce del pollice o della stecca stessa impressa nella materia. Quindi in questo senso ugualmente ruvido, che si trasmette all'opera plastica, così come al dipinto. C'è poi un Marino Marini, che è ugualmente rappresentativo di un filone etrusco, non tanto i greci, i romani, quindi nello sguardo alla tradizione, ma i padri etruschi, il riconoscimento di un'identità forte, radicata, che cerca nell'umiltà della materia spesso o nella semplificazione, nella stilizzazione dei tratti, una purezza che è prettamente interiore piuttosto che esteriore e narrativa. E poi appunto questo magnifico vetrino che viene dal convento di Vallombrosa, i monaci ci hanno così gentilmente prestato un cemento, un'altra materia così umile, così povera. Questo bambino benedicente, così primitivo, così romantico,
È questo l'aspetto che Annucci intrigava particolarmente, la povertà, la semplicità esteriore che però conduce poi a una fragranza interiore tutta da scoprire, misteriosa, introversa. Spesso le forme assumono una semplificazione che è come quella che un ciottolo di un fiume subisce dall'acqua che passa ogni giorno e lo levica, o come una pietra erosa dal vento o dal tempo. È la stessa forza e la stessa purezza che sono ad attrarre nell'amico Venturino lo sguardo del poeta. Questa sala è principalmente dedicata a questo momento che arriva fino a, si affaccia al dopoguerra e alla generazione appunto degli allievi di Rosai che vivono poi l'esperienza da uomini moderni. La sala accanto continua una storia perché l'attenzione di Mario Luzzi nei confronti degli artisti prosegue fino agli ultimi anni. L'ambito è sempre quello delle riviste fiorentine che accolgono insieme una forza unica, una ut pittura poesis, cioè la pittura e la poesia essendo insieme. E quindi ci si accosta a esperienze che chiedono alla modernità un linguaggio informale, per esempio, quindi una materia che diventa libera, non costretta dal disegno, plasmata spesso sulla tela come se fosse lavorata con le mani, che si riscontra in Scatizzi, con Mattioli, oppure uno sguardo più decantato, come quello appunto di Cicotti che osserva Pennunio, o come quello di Piccolo che guarda due, una coppia di giovani in un notturno sulla sponda di un fiume, o come l'immagine che si vede all'inizio entrando, che è un grande disegno di Piero Vignozzi, dove il tutto a fuoco esprime la lentezza della contemplazione che si appoggia su pochi oggetti domestici del cortile di casa, una sedia da giardino, l'edera arrampicante, un muretto che chiude lo sguardo ma nello stesso tempo permette con libertà l'abbandono a una osservazione che diventa assolutamente interiore. Quindi alla fine di questo percorso un filo comune si può rintracciare, cioè da Rosai a Vignozzi, quello che penso attrarre Mario Luzzi proprio degli artisti a cui vicini è esattamente questa potenza introspettiva, questa ricerca dello sguardo introspettivo che lo porta a confrontarsi con l'uomo, con la natura e con il tempo. Grazie. Grazie a Giovanna Uzzani che ci ha posto, e pensavo appunto mentre lei parlava, da alcuni versi di Luzzi e proprio diciamo i tre nuclei essenziali del suo percorso e delle immagini che qui abbiamo, questi paesaggi aspri, quasi drammatici della Toscana, la dimensione etrusca, cioè nel senso proprio come radice tellurica, ctonia di una formazione antropologica e l'essenzialità, come sono degli elementi così ricorrenti nei suoi versi. Mi viene in mente proprio Simone Martini, questi versi che dicono: pittura, mi mancavi, infine eccolo, è forte, è nell'aria, lo captano a uno i miei sensi maganti, il desiderio umano e non umano dei palmizi, delle dune, dei cieli, delle rocce, delle cose, tutte di natura e d'arte che accompagnano l'uomo, ne commentano la sorte. No?
nel senso che il bisogno di questi elementi, che sono degli elementi essenziali, le rocce, i palmizi, le dune, così come la dimensione ctonia, il paesaggio essenziale toscano, la dimensione introspettiva, come elementi di continuo commento di quella che è la natura umana. Proprio quello che si era detto prima di un uomo teso all'ascolto, all'attenzione, certamente anche una delle varie, non poche ragioni per cui siamo in Ticino a ricordare Luzzi, non del tutto casualmente, nel senso che nella Svizzera, nel Ticino, come documenta la mostra, l'altra delle carte, lui ha avuto più occorrenze, c'è una poesia dedicata a Zurigo già del 47, una a Lugano proprio negli ultimi anni, e perché per varie frequentazioni all'Università di Neuchâtel, un corso tenuto all'Università di Losanna per un semestre negli anni 60, e tra le cose importanti l'amicizia con Giorgio Relli. Con Giorgio Relli, il grande poeta ticinese scomparso l'anno scorso, che è stato anche un grande interprete di Luzzi, un critico importante, il saggio sul mentre nella poesia di Luzzi è stato un capisaldo della critica anziana. E di questo rapporto ci parla Chiari Bernasconi, ticinese, che però ha studiato letteratura italiana e filologia romanza a Friburgo, dove l'anno scorso ha discusso la sua tesi di dottorato dedicata all'ora del tempo di Moretti, e che lavora bene all'Ufficio Federale della Cultura, e proprio da poco ha curato questo volume di Giorgio Relli, quasi un abecedario, appena uscito a postumo dalle edizioni Casagrande. Beh, tanto grazie. Io vorrei iniziare così con un'immagine che ho trovato e che mi sembra significativa per questa occasione, anche se coinvolge marginalmente Luzzi, Orelli di Firenze e anche Amici Fiorentini. È un articolo di Pio Cortelli, pubblicato il 17 aprile del 1962, sulla pagina letteraria del Giornale del Popolo. Scrive Cortelli, vi leggo il passo. Una sera in una trattoria, a cui l'amico Giorgio Orelli mi aveva condotto inserendomi nella compagnia dei suoi amici fiorentini, proprio Carlo Petocchi e il poeta Mario Luzzi, e Giacomo De Benedetti, Oreste Macri e Piero Bigongiari mi diedero la consolazione di constatare che una piccola mia mania era anche la loro. Chiesero tutti pane casalingo, lo chiesero categoricamente, dimostrandosi gente attenta alla sostanza vera delle cose. Giuseppe Ungaretti, che sedeva a capo tavola, quella sera era un po' indisposto e mangiò poco, ma si sarebbe anche lui associato nella richiesta se fosse stato in serata buona. Quella sera si finì nella bella casa di Piero Bigongiari, le pareti del cui salotto sono come illuminate da alcuni tra i più bei quadri di Morandi e di Rosai che si possano vedere. Il gruppo dei letterati fiorentini, questo gruppo, altri ce ne sono, si riunisce quasi ogni sera in casa del pittore Caponi. Ci andammo e c'era anche Adolfo Ienni, sempre guidati da Giorgio Relli, che vi è quasi di casa. Conversammo, giocammo a scopa, insomma passammo una sera umana, come la gente semplice sa e può trascorrere, mentre altrove, per chi non ama l'osteria, è così difficile. Ora, i rapporti tra Mario Luzzi e Giorgio Relli, al di là di questi forse più intimi, più di amicizia, privati, sono profondi. E almeno per Orelli, ci sarebbe forse da discutere anche dell'eventuale del viceversa, ma sicuramente per Orelli lo sono decisivi per la maturità poetica o letteraria. Dico questo perché è il caso, per ammissione dello stesso Orelli, dell'interessato. Nel giugno del 63, Giorgio Orelli, un incontro letterario dedicato alla sua opera, alla sua esperienza, fa due nomi, sceglie quindi due scrittori, uno è Thomas Segni e l'altro è Mario Luzzi. Vi leggo quello che riporta il resoconto, sempre sul Giornale del Popolo, il 6 giugno del 63, a firma GB, forse Giuseppe Discossa. Dice:
parlando di questo pomeriggio letterario con Aurelio. L'indagine intelligente, onesta, è partita da quei poeti che Lorelli ha detto il pane fondamentale da lui mangiato, Eliot e Luzzi. Da Eliot trasse una condizione di semplicità e nello stesso tempo il superamento della frattura tra poesia e vita. In Luzzi avvertì la potente presenza dell'uomo con il suo destino in mezzo alla natura, in mezzo agli altri uomini, coinvolto con essi in un'unica avventura. Un'inquietudine metafisica, esistenziale, poco conciliabile, ha detto Giorgio Renni, con una certa stagnazione spirituale verificatasi nel nostro paese risparmiato dalle guerre. L'interesse di Fiorelli alla poesia di Luzzi, che poi appunto si manifesterà più volte in seguito agli 70 e 80, anche con il famoso contributo sul Mentre, che è presente negli Accertamenti Verbali, il primo grosso libro di critica di Aurelio, in quel suo manifesto della critica verbale, ci riporta però ad alcuni anni precedenti, al 1955, dove in alcune pagine della Fiera Letteraria dedicate a Luzzi compariva anche un contributo di Aurelio intitolato Voce d'uomo solo. Aurelio in questo testo analizza in particolare Notizia Giuseppina dopo tanti anni, componimento, scrive Aurelio, striato di un'angoscia esistenziale che par stemperarsi in una malinconia piena di nervo. Voce d'uomo solo che assiduamente interroga e si confessa con modi dimessi, poi tra parentesi dice non crepuscolari, punto esclamativo, continuo. Naturalissimi insieme e toccati di un'eleganza rara, voce limpidamente accorata. A interessarci è la seconda strofa della poesia di Luzzi, dove sempre con le parole di Aurelio, cito, la spoglia consapevolezza del proprio stato, stato di incertezza, di dubbio metafisico. La strofa di Luzzi dice: mi trovo qui a questa età che sarei, né giovane né vecchio, attendo, guardo questa vicissitudine sospesa. Non so più quel che volli o mi fu imposto. Entri nei miei pensieri e ne esci illesa. Quando Giorgio Renni nel 1960 pubblica la Plaquette del cerchio familiare, da Scheidiller, in un celebre passo di prima dell'anno nuovo, sembra pure fare il punto, direi, sulla sua vita. E indovinate che parola usa? Cito da Giorgio Renni: è caduta una barca, ho pensato, la tua bocca serrata, mi sono guardato nello specchio, né giovane né vecchio, più che avete, laice. Né giovane né vecchio è tra l'altro citazione da Shakespeare, che Eliot, anche questo è interessante, ritornano sempre gli stessi nomi, è un po' un grande classico in Aurelio, cioè c'è grande coerenza, c'è grande coesione, è uno scrittore a tutto tondo molto fedele a se stesso, quindi si incontrano molto spesso gli stessi nomi. Eliot mise questa citazione di Shakespeare in Epigrafe a Geronimo. Il fatto è che ci interessa però è che Aurelio sceglie le stesse identiche parole di Luzzi in un momento che si potrebbe definire cruciale della propria riflessione e probabilmente della propria vita. L'ha detto anche Gianfranco Conti, in fondo in queste parole c'è anche una sorta di autodefinizione, e questo già mi pare emblematico, se non esagero un po', anche visto il contesto, commovente. La stessa Plaquette nel cerchio familiare vinse l'8 dicembre del 60 il premio Città di Firenze, presidente della commissione Mario Luzzi. Scrive Piero Chiara, sottintendendo in questo caso gli stretti legami profondi che c'erano, dovevano esserci tra Luzzi e Aurelio. Scrive Piero Chiara il 31 dicembre dello stesso anno: anche per Aurelio, come per Luzzi, valeva l'ipotesi di una, e qui Chiara cita Luzzi,
forma pura continuamente alimentata e sostenuta da una miracolosa aderenza al ragionare, immaginare, metaforizzare del linguaggio naturale. Ed è sempre, piccolo excursus, del 1960 la raccolta di racconti di Giorgio Reddi, Un giorno della vita, pubblicata dalla Lerici nella collana Narratori, che era appunto curata, diretta da Mario Minetti e Mario Luzzi, che ne firmano anche la breve introduzione. Restando però la poesia, la presenza di Mario Luzzi nella poesia di Orelli, e ricordo appunto che anche nell'ultimissimo libro di Orelli c'è una poesia dedicata, l'ultimo libro di Orelli pubblicato, che è del 2001, Il collo dell'anitra, c'è una poesia dedicata a Luzzi dalla sua città. La presenza di Mario Luzzi appunto nella poesia di Orelli è fondamentale, soprattutto fino agli anni 60, in quel periodo di svolta, di spartiacque, dell'esperienza poetica orelliana. Ora il miglior testimone, certo ci ho lavorato, quindi è facile che io trovi che quello sia il miglior testimone, ma per quanto mio il miglior testimone di questa maturità poetica di Giorgio Orelli è senz'altro l'autoantologia L'ora del tempo, che ripercorre appunto le raccolte orelliane dall'esordio fino al 1962, anno in cui il libro uscì per la collana dello Specchio della Mondadori. Ora, basta sfogliare l'antologia per trovare insieme, soprattutto a Montale, Mario Luzzi. Vi sono trascritto qualche esempio di incontro, per lo più lessicale, ma non solo. Ve li leggo. Nella celebre Sera a Vedretto, di Orelli, si dice: le capre giunte quasi sulla soglia dell'osteria sembrano ricordare Luzzi, si fermano le capre umanamente al ciglio dei torrenti in terra. O ancora il primo mistichio del secondo verso di Carnevale a Prato Leventina dice: senza un grido né un volo, sembra il calco del secondo e terzo verso di Memoria di Firenze, senza un grido né un sorriso. Tra l'altro è più curioso perché da una parte c'è Prato Leventina e dall'altra c'è Firenze. L'aggettivo infingarli, che troviamo una sola volta in Orelli, in Dove i ragazzi ammazzano il gennaio, e anche in Luzzi, in Giallo al fuori dei fiori dell'ale. O ancora l'attacco di dicembre a Prato, fruga il sole, che cosa non riaccende in Orelli? Sembra ispirato da Fruga il sole, i cespugli e le colonne, Luzzi, sempre in terra. E poi ancora di Sopo, citato in Prima dell'anno nuovo, e che anche in Luzzi, in Arte più giovane. Ora, questo per dare così una piccola idea, uno scorcio dei profondi legami letterari tra Mario Luzzi e Giorgio Orelli, e se è vero, come è vero, che Giorgio Orelli è il più grande poeta di lingua italiana che la Svizzera abbia avuto, questo significa anche che Mario Luzzi, insieme o attraverso Giorgio Orelli, ha profondamente influenzato e continua a influenzare la letteratura della Svizzera italiana. Grazie a Iani Bernasconi per questo passaggio e questa articolazione dal pane materiale al nutrimento di bocconcini di parole in questi trapassi e assimilazioni di Orelli nei confronti della materia iniziale. A me tocca ora concludere su un rapporto che è quello appunto tra immagine e parola della poesia di Luzzi. In breve, ecco, abbiamo detto Luzzi è stato molto attento ai pittori, ma dobbiamo anche ricordare la mostra delle carte del documento, un'altra passione di Luzzi, che è quella per il cinema. Questo perché? Perché la dimensione cinetica, il movimento, che è un elemento così importante nella poesia di Luzzi, sostanzia sempre anche la dimensione visiva, anche la dimensione dell'immagine, no? Noi davanti al quadro la ricerca è sempre di una interrogazione
e anche da una situazione statica, una visione di o movimento o perlomeno di relazioni molto forti all'interno di quello che è una composizione, di quello che è un elemento di armonia. L'immagine in una prima fase, proprio in cui più forte è stato il rapporto pittorico, lui l'ha dichiarato in un tardo articolo dedicato a De Chirico, è quello di Avvento notturno nei colori molto accesi. Vino e ocra, per esempio, è il titolo di una famosa poesia, cioè i colori di chirichiani che sono così giocati su forti contrasti. All'interno poi del percorso della sua poesia penso un altro pittore, non toscano, non italiano, come Matisse, come la danza di Matisse, il periodo fauve di Matisse, che si è così connesso con una parola, questa parola danza che torna tante volte nella poesia di Luzzi e nell'ultimo Luzzi in particolare. Perché proprio nel libro poetico che è più dedicato al tema della pittura, certo, legato a Simone Martini, alter ego, l'artista prediletto della sua Toscana, o meglio della sua Siena, dove il tema della luce è così dominante e così forte, è un libro che riguarda appunto tutto il mondo del visibile e tutto quello che questo visibile serve a condensare il visibile e a suggerire l'ulteriore, a suggerire l'invisibile, quello che sfugge al visibile, sia nella dimensione interna e interiore, sia la dimensione che va al di là di quello che poi l'immagine realizza. E infatti in una sezione del libro che è Simone e la sua arte, ci sono tutta una serie di poesie che partono proprio sempre da un rimuginamento. Direi che il sistema poetico di questo ultimo Luzzi è quello di poesie che non vogliono essere delle poesie frontali, come noi siamo abituati a pensare, ma come dei rimuginamenti, dei processi che annodano parole all'interno di una idea che si deve ancora formare e che a un certo punto riesce dinamicamente a porsi. E una è quella la cui parte finale si è posta appunto come epigrafe all'icona di Jacopo del Sellaio, e dove noi abbiamo un pittore che pensa su di sé e pensa alla difficoltà proprio delle relazioni tra il pensiero, il pensato, la parola e l'immagine. Ed è questa: risveglio inquieto, angelica, demonica, la ritta attorno ai suoi pensieri. No, dentro di essi. Come vedete, la lingua di Luzzi è un infraparlato, no? È una parola che gli piaceva tanto, no? Ci sono questi frammenti di parole, un no messo così, ci sono tanti puntini, ci sono tante dimensioni di sospensione. Pensiero suo, facendosi disfa la sua face nella troppa incandescenza. Brucia. Dove lo conduce? Un pensiero che non riesce a formarsi, che è troppo violento, che è troppo rapido, la sua luminosità è troppo forte. Non è possibile questo pensiero riuscire a costruirlo in linguaggio, riuscire a renderlo in linguaggio. È prossima la vista, ne presente l'estremo accecamento di che ultima fornace, di tenebra e di limitante luce. L'ombra e la luce sono due giochi di fortissimo contrasto che sono all'interno di questo libro, magistrale conclusione fatta da Carlo Carena alla precedente mostra, proprio giocato molto sul tema ombra e luce, che è un elemento cruciale di questo libro e della dilemmaticità che è all'interno di questa poesia. E dopo queste domande, dopo queste incertezze, l'immagine che si staglia, ed è un'immagine dell'icona femminile. L'icona femminile, la figura femminile per Luzzi è una figura dominante e che ha tantissimi risvolti, è certamente Maria, è la madre, sono le varie donne della sua vita, è la femminilità come in qualche cosa, c'è una bellissima poesia in questo testo, sulle mani di donna che tessono nel tempo della storia, no?
e dove lui si trova stabile all'interno di questo, protetto, quindi il tema del cucire delle donne e della parte maschile invece della lacerazione di questa trama, no? Quanta l'immagine del tessere, del connettere un mondo che invece il maschile tende a frammentare. E qui abbiamo appunto questa immagine che proprio ricorda che se noi vediamo a fianco quella di Jacopo del Sellaio è la sovranità della figura della Vergine, la sua dimensione troneggiante e che regge su un mondo dove sì, ci sia pace che vertigine, cioè ci sia l'equilibrio, ci sia il non equilibrio, ed è questo. Ma lei, volto fiorito sulla grazia dello stelo, tutto domina, ovale appena appena granito, porporino, tutto in sé contiene, seduta sul suo trono di pace e di vertigine. E ringrazio Giovanni Zani, Gianni Tasconi, Stefano Bertino e Paolo Mettele, vi invito all'aperitivo. Grazie a tutti.